Premio speciale a Radio Radicale, che rischia la chiusura dopo 43 anni, durante i quali ha portato le istituzioni nelle case degli italiani. A ricevere il riconoscimento speciale del Premio Nazionale Pratola 2019, quest'anno all'ottava edizione, è stato Michele Lembo, giornalista dell'emittente. Ma è un premio che fa molto piacere il calore in questa iniziativa. Noi ringraziamo gli organizzatori che sono stati davvero affettuosi nei nostri confronti, ci hanno dimostrato la loro solidarietà, una solidarietà concreta che viene da colleghi di lungo corso, viene dall'Ordine dei giornalisti. In molti in questi giorni si sono mobilitati a sostegno della battaglia per impedirne la chiusura. Infatti il 21 maggio è scaduta la convenzione che è in atto con il Ministero dello Sviluppo Economico da quando nel 1998 ha vinto la gara che permette loro di ricevere 10 milioni di euro annui per trasmettere le sedute parlamentari ed altri eventi istituzionali. Da quanto si era capito c'era anche piccola apertura da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle perlomeno nel rendere possibile un discorso più concreto per rivedere appunto questa cosa, e rendere questo percorso più concreto significa dare ancora del tempo, del respiro a Radio Radicale per non privare i cittadini di questo servizio. Il premio giornalismo è andato a Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Alla chetina Giulia Di Quiglio, attrice nel film La Grande Bellezza, è stato consegnato il riconoscimento cinema e televisione. Gli altri premiati sono il fondatore del dramma teatro Claudio Di Scanno, il neurochirurgo Gaetano Liberti, il musicista Francesco Mammola e il soprano Chiara Tarquini. La comunicazione politica da parte dei politici sì, indubbiamente sì, cioè il rapporto con i media si è molto appesantito, però sicuramente non sono loro che ci guadagnano. Molto emozionata perché per questa volta è la mia terra a premiarmi, e quindi quando si riceve un riconoscimento dalla propria terra ha sempre un sapore speciale, no? Noi vogliamo radicarci sul territorio, sottoscrivere degli accordi per favorire l'occupazione giovanile, dove gli abitanti del posto possano recitare un ruolo e rimanere con le loro esperienze, la loro intelligenza a vivere questo luogo straordinario dell'Abruzzo interno.